Purtroppo dagli ultimi dati rilevati la pericolosità di cibi importati soprattutto dai paesi extra UE è di 8 volte superiore rispetto a quello che è la qualità del prodotto italiano, e tutto questo dimostra ulteriormente quanto ancora ci dobbiamo impegnare per creare le condizioni che le stesse regole applicate alle imprese agricole, alle industrie agroalimentari del nostro paese devono essere le stesse come principio di base rispetto a ciò che andiamo ad importare. Non vogliamo un mercato chiuso, ma vogliamo un mercato che abbia le stesse identiche regole. Noi abbiamo selezionato una top 10 di quelli che sono i prodotti più pericolosi, e sono pericolosi per quelli che sono i residui di antiparassitari, che sono antiparassitari vietati in Italia e in Europa, quindi ancora più pericoloso che fossero fuori dai limiti. In questo caso noi abbiamo ad esempio i peperoncini, che sono al primo posto, che dimostrano il 20% dei campioni fuori legge e sono il prodotto più contaminato. Sono prodotti che vengono dall'India e dalla Repubblica Dominicana. Al secondo posto abbiamo le bacche di goji, che vengono dalla Cina. Anche in questo caso è stato trovato più del 13% dei campioni contenenti i residui di antiparassitari vietati. E al terzo posto, quindi sempre sul podio, abbiamo il riso proveniente dal Pakistan con circa il 12% dei campioni contaminati.